È scattato oggi dinanzi all'ASL di Salerno il D-Day, il presidio di protesta annunciato e organizzato dalla CGIL Funzione Pubblica di fronte ad una sanità che si sta pian piano sgretolando. Sono tanti i disagi e le criticità sopportate in tutta la provincia di Salerno, a cui si aggiungono le problematiche specifiche dei singoli ospedali dell'area. Per il sindacato la misura è colma, di qui la prima di una serie di manifestazioni di protesta che verranno organizzate nel Salernitano, con l'obiettivo anche di proporre soluzioni e di avviare un confronto con i vertici sanitari. Abbiamo un piano di azione, più manifestazioni, più presidi, per sollecitare cittadini, istituzioni, la politica, affinché quella che sta diventando la vergogna della sanità in provincia di Salerno possa risalire la china. Noi abbiamo gli anziani abbandonati a se stessi, le cure territoriali di fatto non esistono e l'emergenza allo sbando. Di che sistema stiamo parlando? Di quali servizi stiamo noi discutendo? E allora ci sono gli strumenti, c'è il PNNR alle porte, possiamo riqualificare, possiamo ricostruire una rete di servizi. Il sindacato è qui per stimolare le istituzioni e per avere risposte. Invece di dare i finanziamenti all'accreditato, perché non investirli nel pubblico e rafforzare il territorio? Altri problemi sono le liste d'attesa. Le liste d'attesa andrebbero verificate se sono vere o sono il risultato di una cattiva organizzazione. Molte volte noi pensiamo che ci siano delle problematiche che vengono incrementate proprio per convincere la gente ad avere paura del pubblico e ad andare verso il privato. Diciamo ai cittadini, organizziamoci e lottiamo per il servizio sanitario pubblico. A Salerno è stato portato dal segretario della Camera del Lavoro di Sapri anche il problema dei punti nascita e in generale dell'ospedale Immacolata. A Sapri, l'ospedale aperto dal 79, sono nati migliaia di bambini e migliaia di persone sono state salvate da questo ospedale. Comunque i cittadini devono avere le stesse possibilità di sanità e le stesse possibilità anche di vita. Noi stiamo facendo anche un'altra battaglia importante per il ripristino delle commissioni civili sia a Vallo della Lucania, a Sala Consilina che a Sapri. Pensate che un anziano in quelle condizioni deve fare 300 km avanti e indietro, e questa è veramente una cosa che era giustificata durante il Covid, adesso non ha nessuna giustificazione.